Qua sul decreto sicurezza bis, che ancora in queste ore è inchiodato e su cui io non faccio mezzo passo indietro e su cui il Presidente della Camera si deve prendere le sue responsabilità, c'è un fondo di 17 milioni di euro, tabella A, in dotazione al Ministero dell'Interno, all'interno del quale ci sono buoni pasto per i poliziotti, divise per i poliziotti, uniformi per i poliziotti, straordinari per i vigili del fuoco e messa in sicurezza dei comandi per i vigili del fuoco. Ora, spiegatemi perché in un decreto che si chiama decreto sicurezza non devono essere ammessi degli emendamenti che si occupano di poliziotti e vigili del fuoco. Non abbiamo messo gli emendamenti sulle discoteche o sui taxisti nel decreto sicurezza, abbiamo messo gli emendamenti che riguardano poliziotti e vigili del fuoco. Manutenzione delle sedi, vestiario, buoni pasto, straordinari per i vigili del fuoco, assunzioni di polizia locale. Ora, o nel decreto sicurezza ci sono questi emendamenti e c'è la possibilità di spendere questi soldi che, se non vengono spesi entro l'anno, spariscono. Cioè, è uno dei pochi casi in cui ci sono misure già finanziate, soldi già lì, euro, non rubli o dollari, euro, che se non spendo spariscono e finiscono nel pentolone. Non è un dispetto a Salvini fermare questi emendamenti, è una cosa stupida. E se qualcuno andrà avanti in questo atteggiamento stupido, la Lega passi indietro non ne fa. Su questo sì, no, sulle pseudo inchieste no, non mi interessa. Su questo sì, vado dagli amici alleati e gli dico: o passa questo testo o è un problema. O è un problema serio, perché con Salvini si può scherzare, con la Russia si può scherzare, con gli Stati Uniti si può, con la Cina, con quello che volete voi. Con i poliziotti, con i vigili del fuoco e con i vigili urbani, no. O ci sono questi emendamenti o non si va avanti, punto. A rischio di saltare il governo sul decreto sicurezza bis, sta dicendo? È un principio. Se qualcuno pensa di fare uno sgarbo a Salvini danneggiando poliziotti e pompieri, ha trovato il ministro sbagliato. Io porto pazienza sull'autonomia, faremo altre 4 riunioni, sulla flat tax ne faremo 5, voglio vedere un piano per salvare l'Italia perché non voglio perdere neanche un posto di lavoro, voglio vedere il piano per salvare Ilva perché non voglio perdere neanche un posto di lavoro, però sono ottimista per natura, su questo mi incazzo. Quando si usano poliziotti e vigili del fuoco per far battaglia politica mi arrabbio. E quindi o c'è il pacchetto completo oppure è un grosso problema per il governo.